Vedete che ariani in pratica hanno rubato? Vedete che ariani? Lì appena un po'. E poi lì ci sta sempre guardi tu, no? Buongiorno a tutti! Per questa solennità del Corpus Domini ci troviamo sul campanile della chiesa di San Brizio di Spoleto di fronte a tre queste bellissime campane a cui mancherebbe una campana di lota La bemolle 3 o Sol diesis 3 come volete chiamarla per rendere questo concerto molto simile a quello di Nocera Umbra in quanto verrebbe proprio l'accordo classico di Salve Regina Motiv che è un accordo tipicamente tedesco, austro-tedesco ma molto usato anche qui in Umbria. Ci troviamo di fronte a questa elettrificazione Scarselli con motori a catena. Ecco qua i bei MS16 con pignone piccolissimo, ormai i motori Scarselli li conoscevo benissimo. Mentre sul campanone c'è la mega ruotona di Capanni perché deve seguire la suona da bicchiere. Infatti vi faccio vedere il motore. Guardate che grandissimo cerere che ci sta qua dentro, ma grazie a cavolo c'ha 6-7 camme, ci credo, deve andare a bicchiere. Questo è l'enorme pignone, quindi motore che dovrebbe essere a 12 poli, perché le spinte iniziali sono in discesa, poi quando sale a bicchiere sopra il ciclopiano diventa in salita e poi c'è la camma del blocco e quella del freno. Tutto contenuto in un unico CR. Non deve essere altrimenti, ecco perché spiegate le enorme dimensioni di questo motore. Lasciando da parte la meccanica, anche se non è che proprio in massimo perché come vedete il castello è un po' arrugginito, passiamo alle campane. Allora mettiamoci in una posizione per farvi vedere la fonderia. Mo sullo schermo della telecamera c'ho il sole che picchia. Comunque qua sopra c'è scritto Pasquale Orlandi Aquila e la data che è più o meno scritta qua sopra è MCMX1, cioè 1911. Quindi proprio una bellissima campana, indubbiamente. Guardate le maniglie. Eccole qua. Questa è la ruotona vista da un'altra prospettiva. Passiamo alla mezzana.
queste sono le scale da cui sono venuto, si sale sul campanile in 1 minuto e mezzo, ho provato. La mezzana non sappiamo chi l'ha fusa perché è rinascimentale. Ecco qui un'inquadratura sulle maniglie, mo ci sta sta trave, sta lastra di metallo. Ed è del, vediamo se riesco a farvelo leggere, del 1558. Del 1958, non sono sicuro che siano 3-4 stanghette che non si legge tanto bene, ma dovrebbe essere il 1558. Quindi una campana molto antica. E purtroppo non sappiamo chi l'ha fusa. La piccola invece, anche questa è abbastanza conosciuta perché è della fonderia Ceccarelli di Spoleto. Ma non è che si legge tanto perché la fonderia sta dall'altra parte, però ecco qui Spoleto. Andiamola a vedere dall'altra parte. Qua sopra non ci sono le maniglie, cioè o meglio ce n'è una infossata nel ceppo. Passiamo dall'altra parte a vedere la fonderia. Ecco, questa è la data 1900, quindi questa proprio spaccata, anno domini 1900, opus Ceccarelli. Adesso ve la faccio vedere. Questo è il martello della Grossa, che evidentemente è stato rifatto da poco perché è bello lucido. Il martello della Piccola e quello della Mezzana. Eccolo qua. Allora, passiamo a vedere la fonderia della Mezzana. Eccola qua. Ceccarelli, Spoleto. Non ho tempo di misurarle perché adesso c'è la messa, ma ne facevo sentire i tocchi. Questa è la Grossa, che guardate che battaglio lungo che c'ha, dovrebbe essere mozzata meno qui per andare a mezzo slancio. Scusate, battaglio cadente, però è apprezzabile il cavo d'acciaio. Vedete, fatto molto bene secondo me. Bella, eh? Molto piena come campana. Adesso ascoltiamo la Mezzana, che come vedete è stata girata di 90 gradi. Eccola qua. Questo invece è tipico martello Scarselli. Anche qui buonissimo il cavo d'acciaio. Forse andrebbe ripitturato il martello, ma va bene. E questo è quello della Piccola. Vediamo un po' di panorami perché qui si vede di tutto. Questa è la piana umbra con le montagne. È molto emozionante guardarla da qua sopra. Questi invece sono tutti i campi coltivati. Anche qui le montagne a fare da sfondo. Qui un'altra veduta, perché è un campanile a bifora e quindi le visioni si ottengono da due angolature diverse. Qui invece ci sono sotto le case, proprio sotto al campanile. Queste sempre le montagne, so. Qui invece, scusate, devo passare di sotto perché ci sta sto castello che è un po' impiccioso. Ecco qua, un'altra veduta della piana umbra. E qua sotto praticamente c'è la piazza. Ecco, come vedete qui c'è il tetto della chiesa. Per questa sonorità del Corpus Domini abbiamo ripreso la suonata a bicchiere dal basso e dalla cella. Non riprenderemo il suono a bicchiere, ma qualcosa di meglio, il plenum. Buona visione!